È stata presentata lo scorso 30 marzo la rete museale dedicata al Neanderthal più importante del mondo e così finalmente è fruibile dal vivo la ricostruzione a grandezza naturale dell'uomo di Altamura, realizzata dai paleoartisti Fratelli Kennis. Tre sedi completamente allestite, centro visite di Lama Lunga, secondo piano del Museo Archeologico e Palazzo Baldassarre aperti al pubblico, con l'ambizione di diventare presto i centri museali più importanti di Puglia e Basilicata. TRM Network in questo spazio, attraverso il racconto degli interventi all'inaugurazione della rete, evidenzia lo stato delle cose e le potenzialità di tali beni messi a sistema. Inizialmente per circa 10 anni è stato soltanto qui l'uomo di Altamura, quindi qui si vedeva il filmato, in una prima fase abbiamo avuto le immagini che arrivavano direttamente dalla grotta, avevamo una serie di computer cui ogni visitatore poteva effettuare il suo giro anche personalizzato. Poi successivamente è andata un po' trasformando questo impianto con la realizzazione di Palazzo Baldassarre. Questo è diventato più un centro di tipo speleologico, naturalistico, sul carsismo e un po' meno sulla preistoria, diciamo. Mentre sarà più concentrato poi l'evoluzione dell'uomo sul Palazzo Baldassarre, chiaramente con il ruolo che investe quest'uomo di Altamura all'interno dell'evoluzione dell'uomo in Europa. Nella scoperta io ho trovato quel passaggino stretto alla base del Pozzo della 10, quello l'ho scoperto io, da solo, ero lì, l'ho visto il passaggio, ho richiamato il gruppo speleologico dicendo guardate che la grotta continua perché dovete sapere che c'è stato un lasso di tempo, cioè la prima discesa nel pozzo fu nel 1989, quindi sembrava che la grotta chiudesse, per 2 anni fu abbandonata, nel 91 ritornai per un caso, forse perché era il richiamo dell'uomo, non lo so. Ritornando nel 91 di passaggio, scavando nel fango, ebbi modo di intuire che la grotta proseguiva e riprendemmo gli scavi. Ora noi qui parleremo soprattutto di grotte, forse anche il nostro mestiere diretto, le cose per cui direttamente ci interessano, effettueremo anche delle escursioni sia articolate con il tuo di Altamura Grotta Prima, sia Grotta della Capra, che è una grotta a pochi metri dalla grotta dell'uomo di Altamura, è la grotta dove anche una lontana ipotesi dice forse era quella la casa dell'uomo di Altamura, è infatti una tipica caverna orizzontale, comoda, tranquilla, dove appunto se ci fosse stato un gruppo di Neanderthal si sarebbe insediato in quella grotta lì. L'allestimento è basato appunto sul discorso del carsismo, delle grotte e del nostro territorio. Abbiamo sia le immagini, abbiamo immagini di alcune grotte locali, quindi di alcune grotte nei dintorni, di altre grotte fuori regione, soprattutto dove vedete la presenza dell'acqua in questo e negli altri pannelli, e appunto per fare questa differenza, perché le nostre grotte sono fossili, cioè sono grotte in cui l'acqua non ci scorre più, ci scorreva qualche centinaio di migliaia di anni fa. E la differenza è questa, noi speleologi le chiamiamo grotte giovani, grotte antiche, grotte fossili, utilizziamo questi termini piuttosto minimi, ecco, per renderci conto, perché anche le grotte hanno la loro età, non vivono per sempre le grotte poi crollano nel tempo, anche le grandi grotte turistiche che noi oggi visitiamo, fra centinaia di migliaia di anni non ci saranno più e si formeranno le famose doline come il Buio di Altamura. Quindi le grotte purtroppo hanno un inizio e hanno una fine, ma nel frattempo si formeranno delle altre. Questo è un po' poi è il gioco della natura. E abbiamo, torno a dire, anche qui nelle immagini più piccole, soprattutto dove vedete questi grovigli di cristalli, è una grotta stupenda che è a pochi, è a un paio di chilometri da noi, è Grotta Torre di Lesco, è una grotta stupenda, meravigliosa, che è stata tutelata e salvata nell'ampliamento della strada, perché era proprio a fianco alla strada, è una grotta spettacolare. Poi abbiamo tutta una serie di calciti, di concrezioni calcaree, la calcite è importantissima perché la calcite è quella che ha conservato lo scheletro dell'uomo di Altamura. Poi ci sono le attrezzature degli speleologi, perché gli speleologi hanno avuto un ruolo importantissimo in questa scoperta.
diciamo, grazie al lavoro degli speleologi si è arrivati alla scoperta dell'uomo di Altamura. La piantina delle oltre 2000 grotte della Puglia, in Puglia abbiamo 2200 grotte, abbiamo circa 1000 grotte sulle Murge, 800 grotte sul Gargano e 400 grotte nel Salento. Questa è la distribuzione delle grotte della Puglia. E le grotte sono poi riportate in un catasto, in un archivio che si chiama Catasto Speleologico. Le grotte pugliesi sono state anche etichettate con questa targhetta che potete qui osservare. Questa qui è la targhetta che sta sulla grotta dell'Uomo di Altamura. È la Puglia 1608 come numero di catasto, di archivio. Ci sono anche le vecchie attrezzature, le vecchie scalette con cui erano mezzi di progressione di un tempo, quelle sono del CAS, perché il Centro Speleologico di Altamura è uno dei più, tra i più vecchi, non il più vecchio, tra i più vecchi. Nasce nel 1950, quella corda infatti è di quegli anni lì, del 50, e anche le scalette sono pressappoco di quel periodo. Poi abbiamo qui invece altri materiali, sono delle riproduzioni un po' anche degli animali che vivevano nel periodo dell'uomo di Altamura, perché la grotta dell'uomo di Altamura non c'è soltanto lo scheletro dell'uomo, la grotta è anche ricca di materiale paleontologico e osteologico. Ci sono dei tratti in cui sembra di camminare in cimiteri della preistoria, bisogna stare attenti perché è un tappeto di ossa un po' disseminato ovunque. E in più ci sono anche altre zone della grotta che non sono state ancora prese in esame, in cui le ossa addirittura sono ammucchiate e saranno poi studiate da generazioni future. Questi musei devono essere soprattutto anche per gli adulti, per i ragazzi, ma soprattutto per i bambini. E quindi i bimbi, far vedere un pezzo di un dinosauro li entusiasma tantissimo. E poi uno dal pezzo del dinosauro si collega alle impronte dei dinosauri, gli fa capire. Quindi, siccome i bimbi sono i maggiori fruitori di questi musei, è giusto che bisogna pensare soprattutto a loro. E poi c'è l'altra sala che sarà la sala dei filmati, la sala, anche qui faremo vedere dei filmati sul territorio, sulla Murgia, sul carsismo, soprattutto il mondo delle grotte. Quindi speriamo quello che qui funzionerà molto sarà la parte escursionistica, cioè sarà di qui lo spostamento sulla grotta dell'uomo e sulla visita. E quindi anche l'esplorazione, abbiamo anche i caschetti, qui il comune è attrezzato benissimo, abbiamo preso ci sono circa una cinquantina di caschetti con le luci, quindi per i bimbi sarà qualcosa di veramente entusiasmante. Il casco funziona, emette degli ultrasuoni, come quello dei pipistrelli. Si cammina completamente al buio e chiaramente il suono è molto più amplificato. In questo modo si ha modo di capire com'è il suono che emette il pipistrello, perché stiamo su una frequenza differente e noi non riusciamo a sentirlo. Allora, poi man mano che si avvicina su un ostacolo, appunto come è il volo del pipistrello, abbiamo il segnale che ritorna, quindi diventa sempre più forte, avvisando che sta per urtare contro una parete e quindi si ferma e devia. In questo modo cambia anche il segnale. Ecco un po' com'è. E così in un percorso un po' labirintico si evitano tutte gli ostacoli, così come fa il pipistrello durante il volo. Questa cava è stata la prima cava dove sono scoperte orme di dinosauri in Puglia. Ci sono 30 ritrovamenti, per 30 ritrovamenti intendo una quindicina di cave, e gli altri invece sono blocchi isolati
anche in contesto urbano, perché giustamente dovunque c'era una cava estraevano i blocchi e poi li portavano all'interno di contesti urbani, tipo i porti, i muli, bordure delle strade, e quindi si trovano queste orme di dinosauri. Andrebbero tutte quante meglio valorizzate, però magari sarebbe opportuno iniziare dal sito più grande. Questo sito è come estensione, la superficie calpestata è circa 4 ettari, quindi sono tre campi da calcio. La superficie non ha un calpestio uniforme, come si può ben vedere, ed è stata studiata pochissimo. Infatti, oltre a studiare tre piste e determinare una nuova forma da parte del professor Nicosia con la sua equipe, lo fece nel 2000, non è stato fatto ancora niente. Quindi questo atto dell'acquisto e anche della valorizzazione del consecutivo studio è finalmente un qualcosa che anche a me, come ricercatore ed esperto di orme dinosauro, è una cosa che mi può far piacere. E le orme risalgono al periodo santoniano, circa 80-85 milioni di anni fa, sono tra gli ultimi dinosauri. Infatti i dinosauri si estinguono 65 milioni di anni fa. Sono quasi tutte impronte di erbivoro, perché gli erbivori avevano le zampe tonde, tendenzialmente invece i carnivori avevano le zampe a tre dita, ma sono quasi impercettibili quelle, forse anche perché il fango era bello molle, quindi si può immaginare se un'orma un piede tondeggiante sprofonda, lascia un bel buco, se un piede tipo la zampa di una gallina sprofonda, magari lascia una traccia talmente flebile che l'erosione la porta via in pochissimo tempo. Al momento della formazione bisogna anche pensare che questa qua era una piana di marea, cioè era una spiaggia. Bisogna pensare alle spiagge tipo Mont Saint-Michel, dove la marea si ritira per 2-3 km e gli animali, chissà perché, si spingevano in queste piane, gli erbivori per mangiare alghe, oppure anche come fanno gli attuali elefanti che si vanno a fare i bagni nell'acqua salata per levarsi i parassiti, non lo sappiamo. Fatto sta che, visto che i siti ad orme dinosauri in Puglia sono tanti, e per tutto il periodo in cui i calcari pugliesi sono depositati, erano frequentati da questi grandi animali. Ci sono alcuni siti che non sono qui ad Altamura, in giro per la Puglia, anche quelli andrebbero valorizzati, dove sono appunto le testimonianze delle impronte delle piante e degli altri organismi di cui questi animali si cibavano. Già ero stato qui una trentina di anni fa, quando non si parlava proprio di queste 20-25 mila orme, ma qualcuno mi aveva portato da Matera e mi aveva detto che c'erano alcune orme, tant'è vero che io non gli ho dato neanche tanto peso, perché non è che sia uno scienziato di questa materia, quindi ho detto sì, potrebbero, ma dopo invece è uscita fuori tutta questa storia con l'uomo di Altamura, insomma è una situazione che assolutamente va tra virgolette cavalcata dall'amministrazione locale, da tutti gli organismi che sono preposti alla promozione del territorio, alla valorizzazione del territorio, assolutamente, perché questo è un fatto scientifico di profilo internazionale sicuramente, quindi assolutamente colto al volo, e la regione bene ha fatto a muoversi, perché mi ha detto che ci sono state anche delle risorse che sono venute proprio dalla regione, e questo è molto importante. Quindi vedo che c'è molto interesse e ritengo che bisogna proseguire su questa strada, chissà quante altre sorprese potrebbero uscire fuori, sicuramente potrebbero venire fuori tante altre situazioni, perché io infatti sono andato fino a sotto proprio questa parte che sicuramente ci è venuto sopra, scavando lì escono fuori, quindi insomma sono storie che affascinano e che sicuramente interesseranno la comunità scientifica mondiale, per cui è un evento che bisogna assolutamente farlo diventare il primo di un lungo percorso, di un lungo cammino che può portare veramente Altamura, con questi due eventi, questi due fatti, che basterebbero da soli a giustificare un volo intercontinentale, non solo degli esperti, ma anche dei più curiosi di chi ama questo tipo di scoperta. Quindi da non mollare l'osso, anzi, insistere. E vedrete che qui dovremmo arrivare ad avere proprio la coda,
come succederebbe in America. Gli americani non hanno niente, quindi se scoprono un sassetto si scatena l'ira di Dio, quindi con centinaia di migliaia di persone che vanno a scoprire queste realtà. Pensate un po' che cosa offre Altamura. E se a questo ci aggiungiamo la storia, l'arte, l'archeologia, l'enogastronomia, ragazzi, l'enogastronomia, ma chi ce l'ha? Un'enogastronomia così. Quindi, baciati dalla fortuna in questo momento. Si avvera un sogno, possiamo dire, un progetto lunghissimo che ha visto 2 anni da quando la mia amministrazione si è insediata a lavorare a che questo sogno potesse realizzarsi. E oggi si realizza, abbiamo lavorato tanto, ma il segreto di questo risultato è il gioco di squadra che c'è stato con la sovrintendenza, con il polo museale, con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e con l'amministrazione comunale. Questo ritengo sia fondamentale. Questo gioco di squadra adesso bisogna allargarlo, bisogna assolutamente allargarlo. Oggi è qui presente per esempio il presidente del museo di Ostuni, dove lì è allocata una grande altra ricchezza del territorio, la donna di Ostuni che è più giovane del nostro uomo ma che insieme possono convivere e sposarsi addirittura. Questo significa che bisogna fare sistema, bisogna fare assolutamente sistema con la vicina Matera, con Gravina, con San Termo, con tutte quelle belle realtà che possono presentare al mondo intero una ricchezza incredibile. Ripeto, quando un anno fa abbiamo presentato questo ambizioso progetto di candidare Altamura a capitale italiana della cultura, lo abbiamo fatto perché sapevamo delle nostre potenzialità, potenzialità che possono far dire al mondo intero che questa città può raccontare la storia dell'uomo, e lo fa con la Valle dei Dinosauri, che oggi presenteremo anche con un comitato di valorizzazione che vede il professor Zichichi, il professor Volpe, la dottoressa Iatta, che vedono alte personalità lavorare per la divulgazione del nostro ricco patrimonio. E oggi presente qui anche il dottor Bevilacqua. Ciò sta ad indicare che questo territorio è degno di essere attenzionato perché offre qualcosa di unico e irripetibile. Valle Dinosauri, l'uomo di Altamura, mura megalitiche, Federico II, la cattedrale, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dei ritrovamenti di questi ultimi giorni su degli scavi condotti nella mia città per portare acqua e fogne in un quartiere importante, dove sono stati ritrovati dei vasi e dei reperti che risalgono al VI secolo avanti Cristo. Questo offre la nostra città, questo vogliamo metterlo insieme e vogliamo metterlo in rete, vogliamo farlo con voi. Oggi è qui presente anche il sindaco del comune di Agliano, tra quei comuni che non hanno visto che hanno visto sì la candidatura ma non il progetto definitivo. Insieme a quei comuni noi stiamo lavorando per mettere in rete quelle che sono le nostre bellezze. È fondamentale fare questo, è fondamentale fare squadra. Non possiamo farcela da soli, assolutamente non possiamo farcela da soli, solo ed esclusivamente se lavoriamo insieme possiamo ottenere quel risultato che rilancerà il Sud. È importante essere qui oggi perché la Rete Nazionale della Città della Cultura deve essere testimone di questo momento importante per Altamura, per la Puglia ma anche per l'intero Mezzogiorno. E insieme Agliano e Altamura facciamo parte della Rete Nazionale della Città della Cultura, promossa dalla Fondazione Promopia, e stiamo lavorando insieme per mettere insieme i dossier che abbiamo costruito dal basso nelle nostre comunità. Agliano e Altamura sono anche legati da 2 figure importanti del panorama italiano, quella di Carlo Levi e Tommaso Fiore, che hanno fatto conoscere il nostro Sud a livello nazionale e internazionale. Realizziamo un percorso che si snoda in 3 tappe fondamentali, dedicate in gran parte all'uomo di Altamura, all'uomo di Neanderthal,
conservato ancora nella grotta di Lama Lunga, che costituisce uno dei reperti paleoantropologici più importanti del mondo, per la sua datazione circa 150.000 anni fa e anche per il suo stato di conservazione e per la sua completezza. Ma direi che di più, soprattutto all'interno del museo di Altamura, abbiamo realizzato un percorso che illustra le fasi principali della preistoria all'interno della nostra regione, con reperti archeologici che inquadrano in qualche modo l'epoca in cui l'uomo di Neanderthal ha vissuto, ma che spaziano su un ambito territoriale anche più ampio, perché abbiamo avuto, grazie alla cooperazione con gli altri istituti del Ministero dei Beni Culturali, reperti archeologici preistorici che provengono dal Gargano, dal Salento e addirittura anche dalle regioni limitrofe come la Basilicata. Quindi direi che per noi è un punto di partenza per avviare e continuare le ricerche scientifiche sull'uomo di Altamura, ma è un momento molto importante perché sono convinto, e molti dati già ce lo suggeriscono, che questo museo e l'intera rete museale saranno molto seguiti dal pubblico, attireranno molti visitatori. Beh, diciamo che il filo conduttore di questi siti appunto sono queste antichità così remote, fa tutto perno intorno alla scoperta straordinaria dell'uomo di Altamura, però ecco, non va dimenticato che molto presto sarà possibile inserire in questo sito anche qualcosa di molto più antico, che sono appunto la cava con le orme dei dinosauri. Quindi diciamo che il filo conduttore è un filo antico, però tutto questo dovrà essere dovrà servire anche alla valorizzazione di tutto il resto, perché poi la storia di Altamura non si è interrotta con l'uomo di Altamura. In questo museo ci sono reperti dell'età classica importanti, importantissimi, nella città ci sono vestigia medievali, la cattedrale e molto altro, e ci sono vestigia dell'età moderna, testimonianze del barocco e così via, fino all'Ottocento. Mi riferisco in particolare allo straordinario apparato decorativo ottocentesco della cattedrale di Altamura. Quindi diciamo che è un filo che non si è mai interrotto. Il progetto finanziato dalla Regione Puglia ha spalmato i risultati di questa importante idea progettuale su tre luoghi della cultura, ma il progetto fu più lungimirante perché oggi risulta essere particolarmente in asse con quelle che sono le direttive ministeriali che ci dicono e orientano i luoghi della cultura a essere in rete, tra di loro fare sistema e fare rete, fare sistema coinvolgendo il pubblico, coinvolgendo il cittadino. Il progetto oggi inaugurato qui presso il Museo Archeologico di Altamura e presso le altre sedi della rete, del sistema rete, vede messe in stretta connessione tra di loro il Museo Archeologico Nazionale di Altamura, dove è stato allestito un secondo piano tutto dedicato al Paleolitico, in cui vi sono delle informazioni molto scientifiche ma anche delle informazioni a più livelli che consentiranno anche al visitatore meno informato di apprezzare quello che è stato il popolamento dell'Altamurgia a partire dal Paleolitico e al secondo piano l'allestimento prosegue fino attraverso le varie età arcaiche e fino all'alto medioevo. Diciamo che se una cosa non viene raccontata è come se non ci fosse, ecco. E quindi ecco, anche in quel caso, anche in questo senso bisognerà fare uno sforzo ulteriore, quello appunto di raccontare, di divulgare all'esterno quello che è un patrimonio così straordinario, e credo che anche questa sarà una sfida da accogliere, da raccogliere, e sarà una sfida che si potrà vincere, perché credo che adesso diciamo siamo tutti consci del fatto, come dire, che senza un'adeguata comunicazione non c'è storia, ecco. E questo ci tocca farlo, e bisognerà investire anche delle risorse su questo. Tutto il piano strategico regionale della cultura a cui stiamo lavorando proprio in questi giorni va in questa direzione: la cultura e il turismo come modelli integrativi di sviluppo economico che possano generare occupazione, che possano generare lavoro, che possano dar vita a una nuova cultura di impresa, favorendo quell'industria creativa e culturale che è la prospettiva sulla quale noi possiamo puntare per recuperare occupazione e trattenere i cervelli che spesso sono in fuga, quando invece abbiamo un patrimonio infinito che potrebbe diventare occasione importante di lavoro. L'uomo di Altamura racconta
la storia dei Neanderthal, un'umanità estinta che è stata prima di noi l'umanità dell'Europa. I veri europei erano loro, noi siamo degli immigranti africani di 50.000, 40.000 anni fa, quando poi i Neanderthal si estinsero. Per molte migliaia di anni, decine di migliaia di anni, potremmo dire centinaia di migliaia di anni, i Neanderthal hanno popolato questo territorio. Le tracce fossili sono rarissime e questo scheletro è una di quelle rare tracce di uomini che per centinaia di migliaia di anni hanno popolato questo territorio. Averlo scoperto è merito degli speleologi, ora è compito degli scienziati poterlo raccontare in tutte le sue caratteristiche davvero uniche. Non c'è un altro scheletro così completo al mondo di questa umanità, tanto meno in Italia, quindi è un tesoro di informazioni straordinario. Proprio qui, in questo punto esatto, nel 1989, alcuni speleologi hanno individuato un piccolo buco che però metteva in contatto con la profondità, veniva dell'aria da lì sotto. Geologicamente la Puglia è il pezzo d'Italia più stabile, si chiama Vanpaese da un punto di vista geologico, è il posto verso cui vanno le catene montuose, nel caso nostro gli Appennini. Quindi ha un senso geologico importante e aver visto queste impronte di dinosauri ce ne ha cambiato l'idea. Un tempo pensavo fossero tante isole l'Italia del Cretacico di 70 milioni di anni fa, invece la Puglia doveva essere un pezzo di terra molto più esteso. È importante, quasi fondamentale, altrimenti si penserebbe soltanto alla Puglia dell'olio e del vino, che vanno benissimo, la Puglia del mare, pure quella va molto bene, la Murgia ormai riscoperta, agriturismo, bed and breakfast. Ora c'è un altro valore, questi beni ambientali a carattere culturale, come l'uomo d'Altamura e le orme dei dinosauri, la famosa passeggiata dei dinosauri. Questo tutto insieme dà la possibilità di avere una visita integrata che va dal pane a Federico II, ai dinosauri e all'uomo. Nel caso dei dinosauri e dell'uomo recuperi anche la radice profonda più antica della nostra discendenza. Noi veniamo da lì e dunque tutta Italia peraltro viene da lì. La Puglia è il posto più stabile d'Italia, dunque c'è una ragione in più per venire a visitare.